Un'occasione di festa e memoria. Questa è stata la cerimonia con la quale alla caserma Marini di Pistoia sono stati ricordati i fatti di Case Grizzano. Di fronte alle massime autorità locali, civili, religiose e delle forze dell'ordine, nel grande piazzale si sono schierati i militari del 183esimo Nembo, parte del reggimento presente a Pistoia. Molti sono infatti impegnati a Milano e Prato con il servizio di strade sicure, altri a Mosul in Iraq e presto, come annunciato dal comandante del 183esimo, il colonnello Mariano Bianchi, lo saranno in altri due scenari internazionali, in Libano e in Somalia. Case Grizzano è stato ricordato nel corso della cerimonia, paese del bolognese, fu teatro nel 1945 dell'ultimo scontro prima della fine della guerra, nel quale, nella lotta di liberazione, furono impegnati i militari della Folgore e della divisione che oggi è divenuta il Nembo. Una battaglia che, combattuta contro i parati tedeschi, permise di arrivare a Bologna e liberarla. Una battaglia per la riconquista di Bologna, che sarebbe poi stata liberata anche dai gruppi di combattimento dell'esercito il 21 aprile successivo. Quindi questa ricorrenza per noi è una giornata di memoria di quei giorni che ha un significato importantissimo per la storia del reggimento. La cerimonia, che è stata anche un'occasione di apertura alla città, tante in questo senso le iniziative proposte, come una lotteria per raccogliere fondi per l'acquisto di una lavagna LIM da donare ad una scuola del territorio, si è chiusa con la consegna a militari che hanno ricevuto onorificenza al valore degli emblemi del nastro azzurro, ente che raccoglie tutti i decorati al valor militare del passato e di oggi. Quest'oggi che messaggio in qualche modo lanciate alla comunità pistoiese nel giorno della vostra festa? Beh, il messaggio è molto semplice, il messaggio è quello di voler dimostrare alla città che noi ci siamo sempre, ecco, noi siamo a disposizione della città, della cittadinanza, come siamo a disposizione della nazione.